Buonasera, buon pomeriggio, benvenuti qui da Casa Gerardo. Non ve l'ho mai mostrata, è la prima volta che registro qui. Mi sono appena svegliato, questo video lo sto registrando alle 10:12. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, per voi sarà un buon pomeriggio, ma per me è un buongiorno. Oggi andiamo a parlare della questione dopo Luciano Spalletti che ci sta sfracassando i maroni. Il 10 luglio inizia la stagione, De Laurentiis disse che voleva annunciare il nuovo allenatore il 27 giugno e oggi siamo già al 13 di giugno. Mancano 2 settimane De Laurentiis e devi decidere il nuovo allenatore. Quindi sbrigati, sbrigati perché il 10 luglio già inizia la nuova stagione, ci dobbiamo sbrigare. Muoversi, muoversi Della, muoversi. Allora, i tre allenatori in poll principalmente sono Sousa, Galtier e Garcia, però rimane aperto quel poco il sogno Luis Enrique, ne andremo a parlare. Allora, partiamo col dire che Sousa, Galtier e Garcia sono tre allenatori che non mi danno nulla. Sinceramente non mi danno nulla questi tre allenatori. Non mi danno quello, quella, non mi, non mi dan, non danno in me quella cosa di dire che quando li vedi possiamo continuare a vincere ancora oppure possiamo andare in Champions League. No, cioè sono tre allenatori proprio, cioè proprio per, non so, non mi piacciono, ecco, non mi piacciono. Sousa ha fatto molto bene alla Salernitana, ma siamo sicuri che si trovi bene in un ambiente come Napoli? Siamo sicuri? Siamo sicuri, signori? Io no. Stessa cosa per Galtier e Rudy Garcia. Rudy Garcia proprio da scartare perché non mi piace proprio, non mi piace proprio come allenatore del Napoli, non mi è mai piaciuto e mai mi piacerà. Forse proprio proprio tra questi tre io deciderei Galtier. Deciderei Galtier solo perché ha un'esperienza già bella europea, ha allenato il PSG e a me come allenatore sinceramente non dispiace, è un allenatore che sa mettere la squadra in campo, è un allenatore che sa quello che deve fare, è un allenatore che magari con una squadra come questa qui in Champions si può portare avanti, perché con il PSG comunque il PSG è una maledizione, non va mai avanti in Champions, però con una squadra come avanti, come una squadra come questa chissà che ti possa portare avanti in Champions oppure riprovare a lottare per vincere il campionato. Tra questi tre escluderei Sousa e Rudy Garcia. E mi prenderei Galtier. Sento, io mi prenderei Galtier. Poi sappiamo tutti che c'è ancora in ballo il sogno Luis Enrique, un sogno Luis Enrique molto difficile perché lui chiede tanti soldi, chiede 8 milioni, però lui vorrebbe andare più in Premier League, ma le panchine della Premier sono tutte occupate, quindi ti rimane solo come destinazione la Serie A, sinceramente. E sarebbe un sogno, ragazzi, perché comunque si potrebbe, si lotta per vincere lo scudetto. In Champions, chissà, in Coppa Italia la potremmo vincere. La potremmo vincere. Senza problemi con lui. Quindi, l'allenatore che preferirei io sarebbe Galtier, perché comunque è un allenatore che la squadra in campo, la sa mettere. Al PSG ha fallito, ok? Perché comunque il PSG desiderano troppo, vogliono troppo. Quindi io direi Enrique per mettere d'accordo tutta la piazza napoletana, tutti i napoletani metterebbero d'accordo, firmerebbero oggi per Enrique. Però se Enrique non dovesse arrivare, perché è un sogno che rimane aperto ma è difficile, io vorrei Galtier. Io vorrei Galtier. Gli altri due, Rudy Garcia e Sousa, proprio no. Non sono da Napoli, secondo me. Comunque ragazzi, questa è la mia opinione sul dopo Spalletti. Ci servono i fatti, De Laurentiis, muoviamoci, muoviamoci, che il 10 luglio inizia la stagione e il 27 giugno hai detto che annuncia l'allenatore, forza, forza, che inizia la nuova stagione il 10 luglio, forza Della, forza. Ciao, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, like, commenti, iscrivetevi, condividete il campanello.